Ciao da Web TV, ci troviamo oggi nel comune di Locate Triulzi per parlare con l'assessore alla cultura Maurizio Dones, che ringraziamo. Grazie a voi per l'invito sulla vostra TV e mi fa molto piacere, fra l'altro, conoscervi in questa occasione. Abbiamo visto, assessore, che nel mese di marzo c'è stata una programmazione culturale ricca di appuntamenti, quindi teatro, cinema e poesia. Vuole raccontarci com'è andata e com'è stata la partecipazione da parte dei cittadini? La programmazione di marzo è un mese particolarmente intenso, come tutti gli anni, da che mi occupo con immenso piacere della programmazione culturale, aiutato da tutti i miei collaboratori, tra cui la dottoressa Lucia Ravera. Il pubblico risponde veramente in modo incredibile per essere, tra virgolette, in una provincia che io oserei dire ormai città metropolitana. Abbiamo presenze che vanno da 150 a 200 e anche oltre ad ogni serata di questa programmazione. Noi di WebArtTV abbiamo avuto il piacere di visitare questa mostra dedicata a Pierpaolo Pasolini. Volevamo chiederle com'è nata l'idea di ricordare Pasolini tramite questi artisti. L'idea di ricordare Pasolini, cito solamente il titolo della mostra, Ricordo di Pierpaolo Pasolini, arte, cinema e poesia. A questo punto, un'ultima domanda, ci chiediamo su cosa verterà il manifesto culturale in programma per i prossimi mesi. Un grande appuntamento che è il concerto al Lavoro del 1º maggio, che tocca il suo 10º anno, che vede una partecipazione straordinaria, concerto lirico-sinfonico, proprio per cercare di vivere il lavoro nonostante questo grande momento di crisi e di farci anche un po' di coraggio attraverso della buona musica. Mi fa piacere anche che queste iniziative culturali stanno prendendo un aspetto proprio territoriale, soprattutto nell'area del Sud Milano. Molti cittadini dei paesi vicini, anche della periferia di Milano, sono presenti a parecchie nostre manifestazioni. Penso che questo deve essere il futuro del nostro territorio, sia come città metropolitana che per le proposte che stiamo facendo. Ringraziamo quindi l'assessore Dones e un saluto a tutti gli amici di WebArtTV che invitiamo a partecipare a questi interessanti eventi.